Medicina, salute e benessere è offerto da 2F2000 SRL. Medicina, salute, benessere. Conduce Liana Radici. Buongiorno, buongiorno. Martedì 23 ottobre 2012 è arrivato anche il nostro momento. Dopo la pagina di economia qui sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma, è il momento di parlare di medicina. Oggi ci occupiamo di un altro disturbo che potrebbe avere, più che disturbo è una bella patologia, che potrebbero avere i nostri piedi. Abbiamo parlato la scorsa settimana del grosso problema dell'alluce valgo. Oggi invece ci occuperemo del piede piatto. Per parlare di questo, chiaramente abbiamo in linea il dottor Andrea Scala, chirurgo ortopedico, specialista del piede e della caviglia. Pronto, dottore? Buongiorno, buongiorno a lei, Diana, e ai suoi ascoltatori. Buongiorno, dottore. Allora, grazie innanzitutto per aver accettato questo invito per parlare appunto della salute dei nostri piedi. Allora, dopo l'alluce valgo, adesso sappiamo tutto come avviene, le operazioni, come sono cambiati appunto i tipi di interventi su quel tipo di problema. Invece oggi ci occupiamo di un altro problema del piede, il piede piatto. Soprattutto quando io volevo un attimo sottolineare l'attenzione al problema dei bambini, no? Quando è che un genitore, da quale età si deve preoccupare se vede che i piedini del proprio bambino non sono proprio quelli giusti come dovrebbero essere? Allora, il piede ha un suo disegno, è un po' come un'auto, come un meccanismo, certo. ha un suo design e la caratteristica del piede è che dalla parte interna il piede non appoggia al suolo, ha un arco, il cosiddetto arco plantare. Esatto. E questo dipende proprio da, l'ha voluto la natura, l'ha disegnato la natura, è una cosa molto bella, molto perché complicata. Deve esserci questo arco plantare? Perché questo è importante che ci sia? Fa parte proprio dell'andamento della specie umana, la forma del piede, come funziona il meccanismo del piede, l'eleganza, la scioltezza, basti pensare alla danza, allo sport, quindi questa è proprio la caratteristica della specie umana. E che cosa succede? Ci sono dei momenti in cui ci sono alcune persone in cui questo arco plantare sparisce, si appiattisce il piede praticamente. Dunque, questo arco plantare è come un ponte, il ponte sospeso su un fiume che attraversa una baia, è sospeso mediante dei tiranti che sono i legamenti e i tendini. Mm-hmm. Ora c'è qualcosa, è come se mancasse un freno, se uno di questi tiranti, uno o più di questi legamenti cedono, e tutte le ossa che formano questo arco tracollano e si appoggiano al suolo. Ah, ecco, l'ha spiegato perfettamente. Sì. Ci sono due tipi di piede, dovete sapere, di piede piatto. Cioè il piede piatto che si appoggia completamente al suolo, che uh-huh. ha proprio un suo disegno naturale. Sì. E molto spesso, in una piccola percentuale di casi, un 10% dei casi circa, questo piede alla fine si capisce che viene dalla famiglia, perché ce l'hanno i genitori, ce l'ha uno zio. Ah, quindi è congenito. E questo piede così congenito è talmente stabile, è talmente, diciamo, che ha un disegno alternativo. Allora quello normalmente va lasciato in pace. Uh-huh. E invece il piede che a noi... Mi scusi, dottor Scala, e questo tipo di piede piatto ha bisogno di un trattamento conservativo, che so, l'utilizzo di plantari, di una certa ginnastica? Esattamente. Ah, sì. Va accompagnato nella sua crescita, fino a quando il bambino diventa adolescente e poi adulto, con un plantare, perché giustamente va cercato in questo piede, che è già di per sé appoggiato al suolo, va ricercato il comfort. Certo. Quindi io ho conosciuto dei campioni dello sport, campione uh-huh. italiano per esempio di salto in lungo, uh-huh. con cui eravamo molto amici, e lui aveva sia l'alluce valgo che il piede piatto. Però non si è fatto mancare niente. Esatto, non ci siamo mai sentiti di toccare queste deformità, perché se non la riprova che quando sono
congenite, l'individuo ci nasce e ci convive perfettamente, e giustamente il chirurgo, il medico non può fare niente, certo. Esatto, non si può prendere la responsabilità. Quindi era una macchina che funzionava già bene di suo, anche se non perfetta, ma comunque sia una macchina ben funzionante. Allora, cosa ci preoccupa invece? Ci preoccupa invece il piede, ci preoccupa invece il piede che non ha la stabilità. Cioè, questi bambini che hanno una deformità molto tipica, hanno una sporgenza delle ossa del tarso, una sporgenza del malleolo interno verso l'interno. Verso l'interno. Se lo vediamo da dietro, si vede proprio che c'è questo spostamento, questo bozzo proprio verso l'interno. Questa prominenza che è all'interno. Complimenti, Diana, per la sua competenza. E visto da dietro, invece, è il calcagno. Che è girato verso il lato. Questo piede così instabile costringe il bambino a un movimento costante, cronico, continuo, di tensione, che si opera sui tendini e sui legamenti. Quindi ecco perché il bambino torna dallo sport con il piedino che gli fa male. Quindi questo è soggetto ad infiammazioni, appunto, dei legamenti. Perché questo sforzo che fa i tendini e i legamenti di tenere sull'arco è uno sforzo vero, continuo adattamento, quindi. Esattamente, e il tendine, soprattutto il tendine tibiale, tibiale posteriore, è costretto a entrare costantemente in tensione. Allora, come si interviene su questo piede lo scopriamo soltanto tra qualche istante. Facciamo qualche istante di pausa, dottor Scala, tra poco. Grazie.